Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al vlog di Master and Servant per quanto riguarda giugno. Oggi è il 1º giugno, noi l'abbiamo registrato ovviamente lievemente in anticipo questo vlog. Volevamo presentarvi le novità del canale. Io sono come sempre Smois, poi c'è anche Holl. Ciao. In realtà abbiamo delle serie che finiscono a giugno per quanto riguarda quelle già in corso e una serie che inizia. Per cui ci sono un po' di novità. E cambiamo anche gioco in realtà. Ci sono due serie per Europa Universalis che terminano. E lo faccio vedere così iniziamo subito. Ecco qua. Ovvero Spagna, che con la puntata numero 115, il 30 di giugno, esattamente il 30, finisce, quindi proprio per fine mese. Sì. Sarà il nostro ultimo Master and Servant vecchio stile. Esatto. Perché ci siamo resi conto che Master and Servant deve essere l'occasione per tutti di imparare alcune regole e alcuni meccanismi del gioco e non può diventare talmente lungo e diluito da diluire anche quelle che sono le lezioni. Quindi d'ora in poi non abbineremo più un let's play completo fino alla fine della partita o un let's play completo dal punto di vista di vedete tutte le mosse, tutte le scene, tutto quello che succede, ma decideremo di andare mirati e presentarvi solamente lezione e contenuto direttamente connessi e vicini. In pratica, Esatto. se io insegno come fare i forti o le truppe in Europa Universalis 4, vedrete Hall che si cimenta in quello, punto. E solo nelle parti rilevanti a quello, non vedrete tutto il let's play. Praticamente taglieremo le parti che sono rilevanti dal resto e presenteremo quelle. Butteremo via i tempi morti che in un walkthrough o gameplay ci stanno tranquillamente, ma in un formato di questo tipo non ci stanno. Comunque avremo le nostre partite intere su altri formati e li manterremo così, quindi non perdete contenuti. No, infatti. Continueremo con gli achievement run, per esempio. Il primo si concluderà appunto sempre giugno, il 9 di giugno, con il fi gran finale di Bengal Tiger. E vedrete E se è stato successo o no, perché esatto, perché no, non lo sapete ancora. Ed è abbastanza, e sarà un formato che ripresenteremo più volte. In questo caso sarà un let's play completo dedicato a uno specifico obiettivo, quindi Esatto. dove vedrete proprio tutto, soprattutto i fallimenti quando lo fa Holl, intendo. Sì, esatto, le nuubaggini e le screni. Invece, vi avevamo già accennato la volta precedente che ci sarà un nuovo formato, un succession game, e il primo sarà basato su Crusader Kings 2, inizierà il 13 di giugno, segnatevelo sul calendario, con la Mercia, uno dei regni dell'Inghilterra del 700, perché vogliamo partire proprio dalla data più lontana possibile. Non sappiamo ancora quando ci fermeremo, noi siamo molto più avanti delle 6 puntate che vedete qua in calendario, però diciamo che lo continueremo fino a quando ci divertiremo, perché Crusader Kings 2 è un gioco molto diverso da Europa Universalis e il divertimento è basato molto, credo, sul regnante che abbiamo in quel momento. Quindi finché ci diverte quello, finché diverte chi lo sta giocando in quel mo momento, va tutto bene, si va avanti. Per chi non sapesse cos'è un succession game, siamo io e Holl che ci alterniamo a interpretare un re a testa. In Crusader Kings si interpretano regnanti medievali, è un simulatore di dinastia medievale, molto simile a Europa Universalis 4 per le meccaniche di movimento truppe, di gestione delle province, ma molto diverso dal punto di vista del feeling. È molto più simile a un gioco di ruolo per certi versi, o un gioco di narrazione. È Vero. molto meno tecnico, molto meno, diciamo, dedicato alla strategia più generale, molto più vicino invece a scelte e conseguenze come tipo di sistema. Non sarà l'unica succession game che faremo, più avanti ne faremo altre, quindi in realtà su altri giochi anche, quindi ogni tanto vedrete anche di questi contenuti, quindi partite di gruppo praticamente con il passaggio di save game.
Sicuramente ne faremo anche per Europa Universalis 4, sì. Basandoci sullo stesso canovaccio. Sì. Siamo molto, molto intenzionati a farlo. E quindi vi abbiamo presentato praticamente tutto giugno, tranne quella cosa che vedete lì l'11 di giugno, pomeriggio, che è il terzo episodio di Oh My Genesis War, che non ho ancora avuto modo di registrare e da mettere nella programmazione di maggio, come vi avevo fatto intendere, pugnalandovi alle spalle poi, nello scorso vlog, che porterò però a metà di giugno. Altra piccola modifica, come vedete, dalla fine di Bengala, e quindi dal 9 di giugno, caleranno gli episodi giornalieri, quindi Europa Universalis dall'episodio 102 al 115, tralasciando il 115 che sarà solo una timeline, quindi un episodio un po' particolare, ma fino al 114 vi troverete un episodio ogni due giorni, e il sabato e la domenica, così da inframmezzarlo con la partenza del nuovo format, che poi prenderà tutti i giorni del mese di luglio, senza più intervalli da un giorno all'altro. Questo per due ragioni: per alleggerire un po' il carico sul canale, così da consolidare i format che abbiamo fatto e le nostre due facce. La seconda ragione è che d'estate in Italia c'è caldo, e quindi la gente è meno disposta a perdere o passare o investire il proprio tempo davanti a YouTube. E legittimissimo, noi non riusciamo a comprendere il motivo di questa scelta, però no. Non ce la possiamo fare. E però qualcuno non si abbronza solamente con la luce del monitor, anche con qualcos'altro. Esatto. In realtà quindi manterremo, diciamo, almeno un video al giorno comunque, sì. Tranne il weekend, o tranne alcuni weekend in cui alleggeriremo un po' il programma. Adesso sì. Bisognerà vedere per luglio e per agosto cosa decideremo di fare. Dipenderà anche dai contenuti che sono già pronti, ovviamente. Le serie sono godibili anche quando non sono in diretta, ecco. Bene. Abbiamo due domande in realtà prima di lasciarvi. Sì. Non so se vuoi rimettere la telecamera su di te. Rimettiamo la telecamera su di me, non ci state guadagnando in questo no, cambio. No, non ci guadagno nemmeno io in questo cambio, però, ma va fatto. Ve lo beccate. Noi abbiamo due domande per la community, per chi ci segue. La prima è: quale achievement run vorreste vedere in futuro? Perché ne abbiamo qualcuno in programmazione, ma vorremmo sentire cosa interessa a voi, e non solo di Europa Universalis. Se vi interessasse anche un altro gioco della Paradox, per esempio, andrebbe benissimo, anche Civilization 5 o Civilization 6. Io non ho problemi a cimentarmici nel caso lo vogliate, e intendo dire anche più allargato, non solo Crusader Kings o Stellaris o Hearts of Iron 4, ma anche eventualmente City Skylines. Se invece volete rimanere su Europa Universalis 4, quello è ancora più facile, ovviamente, perché siamo tutti e due abbastanza portati a giocarlo spesso. Esatto. Mentre la seconda domanda, volevamo in realtà sapere se vi potrebbe piacere vederci live qualche sera alla settimana, o qualche sera durante il mese, intenti a giocare a giochi tattici. Questo perché ci siamo in realtà fatti solo un viaggio mentale, non abbiamo ancora verificato le nostre ipotesi, ma abbiamo pensato che probabilmente i giochi tattici, che sono magari supportati da una storia un po' più narrativa, un po' più importante rispetto ai giochi strategici che della Paradox, che non hanno una storia vera e propria alle spalle, sono probabilmente più godibili e seguibili live, quindi con chiacchiere anche con con chi ci sta seguendo, episodi un po' più lunghi, perché chiaramente non ci metteremo live solamente per 20 minuti una sera, ma per un'ora, un paio d'ore, e quindi volevamo sapere se vi poteva interessare e se siete interessati anche a partecipare, come viene a dire pubblico, ma in realtà come
follower, spettatori, quello che è, le faremo comunque su YouTube. Pertanto. E nel caso, se volete dire anche quale gioco vi piacerebbe, proponete. Esatto, noi abbiamo alcuni giochi già in classifica per le prossime live, ma non abbiamo nessun problema a fare qualcos'altro se avete degli interessi particolari. In ogni caso vi terremo aggiornati, perché molto probabilmente, a prescindere dalla vostra risposta, qualche cosa tenteremo di fare, quindi vi faremo sapere anche lì quando inizieranno le live con un leggero anticipo. Quindi cercheremo di non andare live senza preavviso, ma di farlo con un minimo di avvertimento sulla pagina Facebook, magari con un trailer sul canale YouTube e cose simili. Va bene, dai, adesso esatto. Che abbiamo ammorbato i nostri cari amici, diamo un salutone al prossimo vlog di luglio, che uscirà indicativamente il primo di luglio. Più o meno, sì. Molto probabilmente. Ciao! Ciao!